lo zelo per la tua casa mi divora. La casa è la famiglia, la casa può essere la tua vita, la casa è la comunità cristiana, la casa è oggi la nostra vita, la nostra famiglia. Allora, lo zelo che c'ha il Signore per te, per me, lo divora. Gli scrivi divorano le case delle vedove, no? Tutto il contrario. La parola zelo in ebraico si può tradurre in tre modi: zelo, lo zelo, la gelosia e l'ira. La gelosia che Dio ha per te lo divora. Noi divoriamo gli altri, noi divoriamo per nutrirci, per saziarci, noi divoriamo gli altri come questi divoravano il tempio di Dio. Divorando gli altri divoriamo anche noi stessi, cioè nel senso che buttiamo via la nostra vita. Lo zelo del Signore invece lo divora, cioè non può stare tranquillo vedendo come tu e io buttiamo la nostra vita. Siamo tempio, il Signore ci ha messi qua come un tempio per Lui, parlava del tempio del suo corpo. Allora ogni volta che nel Nuovo Testamento, ogni volta che Gesù parla del tempio, ogni volta che Gesù entra nel tempio, ogni volta che Gesù sta nel tempio, sta parlando del suo corpo, quindi di te, del suo corpo che è la Chiesa, di te e di me. C'è un tempio vivo, no? abbiamo visto nella prima lettura bellissima di San Cesario. Il tempio è vivo, il tempio era il luogo più sacro della terra, il tempio era una porzione di cielo sulla terra, tutte le parole dell'Antico Testamento che parlano del tempio. Dio ha scelto questo posto per abitare, questo luogo più santo, la nostalgia degli ebrei in esilio per Gerusalemme, ancora oggi tutta la guerra, tutto quello che c'è in Israele è per il Tempio, l'Arca, cioè la presenza di Dio, quello che aveva portato il popolo fuori dalla schiavitù. Tutto questo sei tu, cioè stamattina non so, ti sei svegliato, siamo svegliati, hai pensato tutto questo, che tu sei il luogo più santo della terra, il valore che ha la tua vita, cioè che tu vali immensamente, che tu sei la memoria, capisci? Tu sei la memoria, il memoriale, cioè della liberazione, la libertà, della vita eterna. Cioè tu, incredibile, no? Tutto quello che si parla del Tempio, sta parlando di te. Io penso che nessuno si sveglia e pensa a questo. Pensa altro, già essere brutto, grigio, devo lavorare, devo studiare, devo fare queste cose, cioè, devo faticare, tutte quelle cose dobbiamo fare, no? Devo fare una madre, devo fare un padre, devo fare molte volte anche un prete, no? Devo fare. La cosa più importante è che tu sei il Tempio di Dio. Oggi celebriamo una cosa, una dedicazione della Chiesa, cioè della Chiesa però non della Chiesa fisica, no? E stiamo parlando della Chiesa madre di tutte, che è la Chiesa di Roma, no? La Cattedrale di Roma, che non è San Pietro ma è San Giovanni, no? È lì che c'è la cattedra, è quella la Chiesa del Vescovo di Roma, del Papa, no? La Chiesa madre, cioè l'utero degli uteri, se vogliamo, no? La madre delle madri. Questo riguarda a noi, la mia storia, la tua storia, che tu sei stato rigenerato. Per questo, per essere tempio, perché tu vuoi dare, diceva San Cesario, no? Prima del battesimo, cioè prima di aver incontrato Cristo, tutti noi eravamo tempio del demonio, vero o no? Che si fa in un tempio? Si prega, si offrono sacrifici, è quello che stanno facendo questi, che Gesù li caccia via, perché stavano offrendo la loro vita al demonio. Questa è la mia vita, la tua vita prima di Cristo, o no? Non offrire la vita al demonio? Andavi a giocarti i soldi, andavi a giocare, a carte, no? Andavi senza arrivare a chissà che cosa. Oppure oggi hai progettato questa giornata per essere tempio del demonio, nelle cose, nel modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Adoriamo noi stessi, quindi adoriamo il demonio. Facciamo sacrifici a noi, facciamo moltissime cose per noi. Sacrifico la mia vita per me. Arriva Cristo e fa una cosa, qua dice che prende una sferza di cordicelle, eh? Questa parola è molto interessante, perché è flagellum. Oggi bisognerebbe vedere tutti quei 5-7 minuti della passione di Mel Gibson, The Passion, che è la scena più dura, che è quella della flagellazione. Vedete com'era il flagello? Stavano la frusta, no? La corda, no? con cui tu flagelli, e va bene, ma poi c'era il flagellum. Ma il flagellum, e si vede nel film benissimo, è una cosa terribile, con dei ganci, per cui arrivava sulla schiena e come un'ancora, come un amo quando sta a pescare, strappava la pelle, così faceva, ta, ta,
Allora Gesù usa una cosa così, dice proprio flagello, prende il flagello e comincia a fare così. E fa un macello in quel tempio. Ti rendi conto quello che ha fatto nella cosa più santa? Cioè immagina, arriva uno e comincia a fare questo nel posto più santo per un ebreo. Ma loro non si arrabbiano per quello, perché loro sanno che tutte le profezie dicevano che quando arrivava il Messia avrebbe fatto proprio questo, avrebbe pulito, no? Per questo gli chiedono, no, perché lo hai fatto, non dovevi farlo. Gli chiedono, fammi vedere il segno che sei proprio tu che dovevi fare questo. Tutti noi sappiamo, perché non ce la facciamo a vivere nel peccato, parla contro di noi. Ma quando arriva la purificazione, quando arriva il flagello, che ti strappa la carne, quando se ne va via la fidanzata, quando crolli, quando stai in crisi, quando una malattia, quando non va bene con i tuoi genitori, con i tuoi figli, dici, ma perché? Sei tu veramente? Sei tu? Con che autorità mi fai questo? Allora Gesù risponde, e questa è la buona notizia, io c'ho zelo per te, amore mio. Questo flagello è il segno, perché questo prende me. Io lo faccio. Se io ti distruggo, se io distruggo il tuo uomo vecchio, se io distruggo il tuo orgoglio, la tua superbia, se io ti obbligo a fare cose che tu non vorresti fare, nel senso che la storia ti porta a quel lavoro, a quel capo ufficio, a quella malattia, a quel figlio malato, a quel figlio, a quella moglie, a quel marito che ti tradisce, se io ti porto a quello, è perché prima l'ho preso io. Perché quel flagello ha preso me e dice, distruggete questo tempio e io lo riedificherò, no? Dice, 46 anni, tutta la tua vita, no? Per favore, io ci ho messo 46 anni a fare un bel tempio, e poi io sono cristiano, io sono prete, tu il tempio l'hai fatto per te, primo punto, non a Dio. E poi dice, sciogliete, dice il verbo greco, dice, sciogliete questo tempio, e io lo risusciterò, dice, non lo riedificherò, perché c'è, tu ed io siamo schiavi, abbiamo fatto schiavo questo tempio, il demonio ha messo le catene al tempio, e gli ha fatto fare una cosa che non doveva fare. Ha messo le catene a un cavallo, ha messo le catene a una macchina, cioè una moto che deve andare a 300 all'ora, gli ha messo la catena. Ma che cosa serve? Allora arriva Cristo e rompe quelle catene e fa di te un uomo nuovo. Tu che hai buttato via la tua vita? Hai buttato via la tua vita? Io ho buttato via la mia vita? Io che ho adorato me, ho sacrificato al demonio, diventerò uno che celebrerà la messa. Tu celebrerai la messa, diventerai prete, non lo sappiamo, ma sicuramente la tua vita sarà una liturgia. Tu sarai un tempio, il tuo corpo sarà un incenso per Dio, non credi tu? Che tu ti alzerai la mattina e dirai, mamma mia quanto è bella la mia vita, quanto vale la mia vita, quanto vale. Un cristiano che si disprezza non è un cristiano, è un'altra cosa. Allora Cristo viene oggi con questo flagello e viene a purificare per scioglierti dalle catene e farti risuscitare. Io te lo dico, arrivano i preti, arrivano i profeti, arrivano i catechisti e ti dicono, Questo che sta succedendo, è il flagello di Cristo che viene a purificare il suo tempio. Accettalo, accetta l'umiliazione, accetta quello che sta succedendo, perché è il mio zelo per te. Accetta di morire e risorgere con me. Quando sarai morto e risorto, dice, quando hanno visto quello, quando i discepoli hanno visto che Cristo è risorto, si sono ricordati della parola che ha detto Gesù. E hanno creduto. Come può credere un giapponese? Come può credere il mondo? Come può credere il figlio che è lontano dalla chiesa, il marito, il cognato? Come possono credere? Se all'annuncio del Vangelo vedono nei cristiani questa purificazione. Cioè vedono che io e te che eravamo un tempio al demonio, oggi siamo un tempio a Cristo. Che viviamo nella verità, che non dobbiamo mentire, nella castità, nell'obbedienza. Tutte cose che all'uomo è impossibile. Allora dici, mamma mia, credono alla parola e a Gesù. Questo succede nella nostra vita, no? Nel cammino di fede, succede al mondo. Allora oggi è una festa bellissima, eh? Adesso durante questa giornata vi invito a pensare e a guardare ai flagelli che arrivano e chiedere al Signore, per favore, se mi arriva un macello, dammi la fede per riconoscere in quello il tuo zelo e no la sfortuna o la sfiga. Chi ha questi occhi ha la fede e lascia che la sua vita diventi un altare dove dona il suo tempo, dona la sua carne e loda. Il tempio si loda, no? Tutto il mondo bestemmia Dio. Tu, dal letto d'ospedale, tu, vedova. Allora, questo diventa il segno di Cristo, il tempio, la vita di Dio sulla terra.